Eccoci su Deadlight per la seconda puntata. Allora, facciamo continuare, vediamo da dove ci fa ripartire il giochino. Leggermente più indietro. Leggermente più indietro dove avevamo lasciato. Mi pare che lascia. Ora doppia. Ah no, lascia era qui, aspetta. I found a firefighter's axe. Ok. Un bel po' più indietro. Mi sa che accelero finché non arriviamo lì. Ok. Mi spiace, non so bene. Non mi sono accorto esattamente il momento in cui ha salvato. Ma adesso lo scopriamo. Ma che bello, ma che parkourista che è. No time to waste. Sì, qua l'avevamo già superata. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Qua c'era un pezzo di diario. Sì, leggi. Ok, stamattina c'è stato un gran via vai di elicotteri. Merda, eccolo di nuovo. È lo stesso che non ha fatto altro che volare lungo la valle per tutta la notte. Sembra che l'esercito si sia mobilitato per risolvere la questione. Stanno trasmettendo un messaggio. La popolazione locale deve dirigersi all'aerodromo questo pomeriggio. Dicono che non c'è tempo da perdere. Sembra che l'esercito voglia portarci in un posto sicuro. Questo vuol dire che la città non è più sicura? Un paesino isolato dal mondo e circondato da una densa foresta protetta da montagne non è più sicuro? Ma che cazzo si sono bevuti? Non ci capisco più niente e meno male che la città si chiama Hope. Significherà anche speranza, ma di speranza ne vedo molta poca. Devo fare qualcosa, la mia famiglia è in pericolo. Qualunque cosa sia, è già arrivata in Canada. E abbiamo ancora sprazzi di paginette. Ecco, eravamo arrivati qua, tipo. No! Sfondato. Qua cosa abbiamo? La carta d'identità del nostro sconosciuto. Usciamo e saliamo sul tetto. Sali, amico, sali. Non ti imbarazzare. Stupide ombre, lui li chiama ombre. Allora, ci eravamo fermati qua, proviamo ad andare avanti. Cosa abbiamo qui? Qualcosa? Ah, in effetti Fai sentire qualcosa. Quelle scatole devo guardarle, devo esplorare bene. Che succede? I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. Come al solito, bisogna stare anche attenti. Anzi, probabilmente più attenti agli umani che agli zombie. Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All those last forever. Till fucking doomsday, you asshole. Ho impiccato lo zombie sbagliato. E il tizio ha poca mira.
Bene. What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? La nuova legge. Dai, cazzo, allora. The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Mi sa che riesco a passare. Ok. Seattle is a safe place. Ah, facciamo la prova che dicevo prima, controlliamo ogni angolino. In questo caso specifico non serviva. Oh, perché prima ce l'ho fatta? Corri, corri, ole. Sali. Mamma mia, sono veramente tanti. Lì? Lì si sfonda. No, 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 no. Amici, amici. No, perché sei girato da quel lato, mortacci tua? Ma dai, va a cagare. Maldizione. Seattle is a safe place. Everyone I care about is in danger. Niente, non c'è modo di passare. In fretta, vabbè. Secondo me sì. E lo faccio lo stesso. Cioè, almeno io fossi in grado di saltare in quel modo, più che rischiare di combattere con 5 zombie. Cercherei di fuggire, quindi facciamo anche roleplay. Pensate un po', anche roleplay. Eccolo lì, il casino. Là sotto però secondo me c'è qualcosa. No. Una specie di apocalisse. Un paio di mesi prima dell'ambientazione di... People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. C'è un paio di settimane prima di Fallout. Taxi garage, non si può andare. Non c'è niente qui, eh. Devo saltare da qua per forza. E ci vado. In difficoltà. Sono in serissima difficoltà. Ah, ma che rincoglionito, non l'avevo visto. Allora, questo attiverà qualcosa. Non funziona. A me se avessi premuto quel pulsante per far scendere la macchina, avrei fatto troppo casino. Che comunque ho fatto. Oh, merda. Vai, venite tutti qua.
No. Ragazzi, allora, vediamo se da qua sopra riesco a spaccare qualche testa. Ripigliati, ripigliati, respira. Ma... Sì. No, sto facendo la roba, sto facendo tutto in fretta. Va meglio. Dai, cazzo. Vaffanculo, ma non sale lì. Vabbè, tiriamo via un po' di zomboli. Andiamo. Belle animazioni del personaggio, mi piacciono un sacco. Vediamo se facendoli fuori con un po' di rincorsa, tipo, non lo so. Ma non muorono? Madonna che... No, ma non ci... Madonna, per un pelo. Affanculo, basta starci sotto. Va bene. Qui. Yes. Ma soprattutto yes. Alzando questa cosa cambia, scusami. Non comprendes. Ah, che posso tirar via questa. Ok. Piano piano ci arrivo io alle cose, vedi? Quella macchina messa lì in bilico. I piccoli mini puzzle semplicissimi. La mia domanda non era a caso. Allora, lì sotto c'è uno zombie. Ecco. Ma sono una cifra, sono una cifrissima. Allora, no. Non dovevo rimanere a combatterli, probabilmente, ma io volevo saltare di là. Ok, abbiamo capito che qua cade giù. Niente, non ci arrivo. In nessun modo. Segreto trovato, va bene. Sucate. No, non ci credo, che diludendo. Thank you.
Dai, mica, ma io tengo premuto però. È andato a cagare, va. Cioè, io tengo premuto per finirli, ma lui rimane fermo come un rincoglionito, madonnina. Suca. Bella. No, troppo. Ma da... Quante accettate vi devo dare per ammazzarvi? Non spiegate. Allora. E qui ho sbagliato. Devo salire su. Per beccare il cartello. E lì? Ci posso andare? Evidentemente. Premi il tab. Charlie Checkpoint. Ah, ok, quindi questi qua sono i checkpoints. Quindi è difficile dimenticare tutte le tragedie a cui ho assistito lungo la strada. Quante vite date in pasto ai morti. Non faccio altro che intercettare il messaggio radio dei sopravvissuti. Messaggio che parla del rifugio sicuro. Se c'è qualcuno ancora in vita, devono sicuramente essere lì, compresa la mia famiglia. Bene, visto che siamo arrivati a un checkpoint e adesso abbiamo, soprattutto abbiamo capito che è un checkpoint, voi magari l'avete già capito da prima. Per il momento ci fermiamo qui e proseguiamo questa nuova avventura all'episodio 3. Vi saluto. Ciao 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 ciao.